Ma bentornati curiosi di tutto il mondo, come sta andando la vita? Avete finito di lavorare o la scuola? State per cominciare a lavorare o andare al doposcuola addirittura? Beh, se siete in una piccola pausa in questo momento, approfittatene per vedervi questo bel video, che spero vi ravvivi la giornata. Oggi parleremo di animali e di cosa possono fare e non fare. Beh, non parleremo proprio di cani che possono guidare, credo, ma ci siete vicini. Se volete capire meglio e siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi seduraiati, cominciamo! Polpo. I polpi sono tipo degli animali molto intelligenti e strani, e ormai ogni video sugli animali marini deve per forza avere un polpo dentro, messo a cazzo, non importa dove. Possono infilarsi ovunque, perfino entrare in un barattolo di marmellata. Ma la cosa più sorprendente è la capacità di saper utilizzare moltissimi elementi intorno a loro come scudi, per difendersi. Come per esempio il polpo del cocco. No, non sono polpi a forma di cocco, ma animali in grado di utilizzare questi frutti esotici come scudi. E non solo, anche altre cose come gusci di conchiglie fanno al caso loro. È un riparo semplice ed efficace. E un'altra caratteristica molto interessante è il modo inquietante in cui camminano con questi gusci, davvero molto ma molto simile alla camminata degli esseri umani. Tartarughe e meduse. Un biologo marino in Australia ha avuto l'occasione di filmare una scena incredibile e assurda che devo dire mi ha soddisfatto tantissimo guardare. Avete presente le meduse, quelle figlie di Satana che tutte le volte ci lasciano delle strisciate disumane che rischiano a volte pure di uccidere? Esatto, proprio quelle. Mentre di solito sono spaventose per quasi tutti gli esseri viventi, le tartarughe non possono essere colpite dal loro veleno. Non sono andato a cercare il perché, visto che guardarne una che mangia una medusa come fossero spaghetti era troppo bello e intenso. Penso l'abbia presa pure a schiaffi, ma sono dettagli. Dovete sapere poi che era una medusa di quasi 50 cm, quindi un bel pasto che sicuramente è durato tutta la giornata per la tartaruga verde marina. Queste ultime per lo più sono erbivore, ma fanno un'eccezione proprio per le meduse, che a quanto pare sono tra i loro pasti preferiti. Animali pittori. Gli animali sanno davvero fare tante cose, stirare, cucinare, occuparsi dei bambini. Wow, è davvero una frase strana quella che ho appena detto. Ma il punto è che ci sono animali in grado perfino di pitturare, come il nostro Dog Vinci, nome più simpatico non si poteva. Un cane che è stato adottato da una signora con la passione della pittura e che ha insegnato anche al suo cane questa cosa e quindi a tirare fuori i problemi esistenziali che forse al poverino manco interessava mostrare. No, tranquilli, non ha costretto nessuno. Semplicemente il cane adora usare il pennello. Per di più i suoi dipinti vengono venduti dai 50 ai 200 dollari, forse anche di più per alcune opere che richiedono ore di lavoro. Finalmente potrete acquistare anche voi un quadro e dire che è stato fatto da un cane e lasciare tutti senza parole. Bello, no? Ma che ne direste se fosse un cavallo con una sindrome strana a dipingervi qualcosa da appendere in salotto? Si chiamava Meteor Metro e prima di cominciare a pitturare correva in pista. Dopodiché un incidente lo ha costretto a due operazioni a due ginocchia. Ovviamente da allora non poteva più farlo. I padroni notarono però un giorno che faceva sempre movimenti strani con la testa di tanto in tanto, quasi come se avesse una sindrome stranissima. Ebbero quindi la grande idea di ficcargli un pennello in bocca e farlo pitturare piuttosto che andare da un dottore, mi sembra giustissimo. Sfortunatamente a 15 anni nel 2018 è morto, ma i suoi dipinti valgono ancora oggi dai 10.000 fino agli 80.000 dollari. Api calciatrici. L'università Queen Mary di Londra ha deciso che i loro fondi dovevano essere usati per qualcosa di diverso che sconvolgesse il mondo e magari lo aiutasse. E voi penserete, wow, quindi stanno cercando di risolvere la fame nel mondo? Diminuire il riscaldamento globale? No, no, niente di queste cose fantascientifiche. Loro sono incredibilmente riusciti a insegnare a delle api a giocare a calcio. Ma ti avviso, se mi prendi in giro ti ammazzo. Sì, beh, nemmeno io potevo crederci. Insomma, risolvere la fame del mondo è cosa da perdenti, no? Comunque sia, nelle prime fasi l'ape doveva portare un mini pallone dentro un buco. L'obiettivo era capire se questi insetti potevano adeguarsi a situazioni di vita nuove che non c'entravano niente in natura. Ogni volta che riuscivano a eseguire correttamente un'azione venivano ricompensati con dello zucchero e alla fine hanno pure imparato a giocare a calcio. E pausa quiz. E partiamo subito con la domanda. Nel video dei record impossibili da ripetere abbiamo visto quest'uomo. Chi sa dirmi come si chiama e perché è diventato famoso? Risposta al prossimo video e noi continuiamo. Scimpanzé.
Uno degli esperimenti più interessanti del 2017, di cui sicuramente non avete sentito parlare se siete animalisti, riguarda un paio di scimpanzé che dovevano imparare a giocare a sasso, carta e forbice. Gli scienziati giapponesi incaricati di insegnare tale gioco agli animali non erano orgogliosi, ma lo facevano perché dovevano prendere lo stipendio. Nella prima parte dell'esperimento dovevano guardare uno schermo in cui venivano mostrate due opzioni, per esempio sasso e forbice, e dovevano scegliere l'elemento vincente, quindi sasso, batte e forbici. Nella seconda parte dovevano giocare contro se stesse e in entrambi i casi sembrava avessero l'intelligenza di un bambino di 4 anni. Ma questo non fermava i nostri ricercatori di Kyoto, che ancora oggi continuano a compiere questo esperimento, per il bene comune, credo. Coco. Coco era una femmina di gorilla che poteva compiere azioni e gesti diversi dagli altri gorilla. Per esempio, tossiva. Ehi, vi sembrerà assurdo, ma quasi nessun animale è in grado di farlo. Oppure, cosa ancora più incredibile, utilizzava il linguaggio dei segni per comunicare. Lei non ha mai vissuto con i suoi simili, è nata in uno zoo a San Francisco ed è stata trasferita a Woodside in California. Da lì ha vissuto a stretto contatto con un'umana che le ha insegnato il linguaggio dei segni. Aveva anche un'amica gattina che però sfortunatamente è stata investita. Questo evento ha mostrato un altro lato interessante di Coco. Appena le era stato detto che era morta la sua migliore amica, lei ha fatto capire di essere triste e depressa in quel periodo grazie al linguaggio dei segni. Un gorilla a quanto pare ha più sentimenti di molti esseri umani. Alla fine, a giugno 2018, è morta per vecchiaia. Pensate che il suo quoziente intellettivo variava dagli 80 ai 90 punti. Relazioni strane. Nel mondo possiamo trovare animali avere relazioni strane con altri animali, cani che si occupano di gatti o viceversa. Ma alcune volte da queste relazioni e convivenze possono dipendere intere esistenze. Mentre noi esseri umani alla prima cosa che va male sciogliamo il rapporto e torniamo dai genitori a poltrire anche se abbiamo 40 anni, va bene. Gli anemoni di mare e i granchi eremiti non possono farlo. Loro vivono per completare l'un l'altra. Si procurano il cibo e si difendono a vicenda durante tutta l'esistenza. Se soltanto mancasse una di loro, lentamente l'altra morirebbe di fame o attaccata dai predatori. Insomma, le relazioni tra animali sono più serie di quanto pensiate. Cani che guidano. Ehi, non scherzavo affatto quando vi avevo detto che i cani possono guidare. Wow, manco io riesco a crederci, l'avevo sparata lì giusto per dire qualcosa. Comunque sia, in Nuova Zelanda un gruppo di persone per aumentare le adozioni ha deciso di dimostrare che i cani possono imparare a guidare se gli viene chiesto e quindi essere di grande aiuto agli esseri umani. È stata creata una mini modificata apposta per la fisionomia dell'animale. Così un grosso schnauzer di nome Monty è stato addestrato per giorni per riuscire a compiere l'impresa, diventando il primo cane al mondo a riuscire a guidare. È vero, non ha fatto un gran percorso, ma ha imparato a mettere la chiave e girarla senza esagerare per accendere il veicolo, premere piano piano l'acceleratore e frenare quando richiesto e cambiare pure le marce. Ora capisco perché dicono la patente viene data a cani e porci. Droghe animalesche. In teoria gli esseri umani dovrebbero essere l'unica specie al mondo a drogarsi, ma non è così. Anche i delfini, considerati gli animali più intelligenti della Terra, sembra siano in grado di raggiungere il nirvana con sostanze strane. Sì, insomma, non sono poi così intelligenti dopo tutto. Un cameraman della BBC è riuscito a riprendere un gruppo di delfini che molestavano un pesce palla per fargli tirar fuori il veleno e dopodiché andarsene sorridenti. Sì, esatto, ricorda pure a me una tipica scena da spaccio. La tossina del pesce palla è molto velenosa in grandi quantità e anche addirittura mortale. In piccole quantità invece produce un effetto rilassante e piacevole. Beh, come vedete dalle facce dei delfini sembra proprio così. Ancora scimmie. Su YouTube possiamo trovare una grande quantità di scimmie che fumano, ma che minchia sto dicendo? Vi sembrerà una stupidata, ma è proprio così. Il più famoso di tutti è Jiaku, che si trova in Cina in uno zoo a Tianshan. Un giorno un paio di turisti hanno deciso di viziarlo con le droghe degli esseri umani, lanciandogli delle sigarette accese. Da subito ha imitato le loro movenze portandole alla bocca. Da allora non ha più smesso e ancora oggi fuma come un turco e non sembra voler smettere. Non essendo abbastanza, altri turisti hanno deciso pure di dargli della birra. Benissimo, ora abbiamo una scimmia che fuma e beve come un vero essere umano. L'influenza umana non porta quasi mai a belle cose, ma almeno piuttosto che deprimersi dentro uno zoo come gli altri, si distrae un po' il nostro GAQ.
Con questo concludiamo. Ma avete mai visto degli animali compiere cose strane? Li avete magari filmati? Fatemelo sapere nei commenti e noi ci sentiamo alla prossima, gente. Stesso posto, stessa voce e magari orario come sempre diversissimo. Cioè, davvero ho appena letto dei delfini spacciatori. Cioè, dei delfini che spacciano. Wow!